Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo e oggi signori siamo pronti per iniziare una nuova miniserie su Minecraft signori. Ebbene sì, perché fra qualche giorno inizieremo la nuova serie giusta su Minecraft versione 1.20, ma in questi giorni per ingannare un attimo il tempo ci spariamo una miniserie su Minecraft signori versione 1.10. Ebbene sì, torniamo indietro di 10 versioni e ci facciamo una miniserie signori, in cui l'unico obiettivo sarà quello di cercare di andare a sconfiggere il drago e stop, senza fare troppe costruzioni, troppe cose particolari, troppe cose belle che poi a noi non riescono mai, ma semplicemente per fare una miniserie in un paio di episodi con l'obiettivo semplicemente di andare a uccidere il drago. Detto questo signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ok signori, siamo pronti, siamo carichi. Vedo già dietro di me delle belle pecorelle che non fanno male, perché a noi ci serve subito la lana per andare a costruirci un letto. E siamo tornati signori, siamo con il nostro bellissimo personaggiotto femminoccia, sempre col bellissimo, con la sua bellissima treccia che ci ha contraddistinto nella serie precedente. E ci siamo signori, ci siamo, versione 1.10. Cosa cambia rispetto alla versione 1.20 a cui tutti siamo abituati oramai a giocare? Uno, il mare è libero. non c'è vegetazione in mare signori. Poi sinceramente questa è l'unica cosa fondamentale che mi ricordo. Poi ovviamente non ci sono le costruzioni. Ciao bella pecorella, ma io queste pecore le devo ammazzare. Sì, è una legge brutta, ma qualcuno la deve pure applicare. Allora recuperiamo un po' di legno. Iniziamo a fare le cose pratiche, veloci, rapide, senza troppi indugi e segugi. Allora, recuperiamo la legna. Facciamo subito una crafting table. Facciamo subito una prima spada di legno. E ammazziamo queste pecore, così intanto abbiamo cibo e lana per poter andare avanti nella nostra missione. No, me le devi mettere tutte, come si faceva? Ah, così, ok. Devo un attimino riprenderci la mano, signori. È un bel po' che non gioco a Minecraft, quindi devo un attimino riprenderci la mano. Dovrebbero esserci anche le vecchie texture, se non sbaglio, dovremmo essere in quella fase di lì. Allora, creiamo un po' di tutto, direi. Giusto per iniziare, creiamo un po' di tutto, così non ci facciamo mancare proprio niente e così possiamo un attimino proprio dire partiamo al massimo. Allora, bella pecorella. Dove cazzo sono finite le pecorelle? Sono sparite tutte le pecore. Allora, una è qua. Inauguriamo la nostra spada di legno, signori, su questa pecora che ci regala solamente uno di lana. Iniziamo malissimo, iniziamo decisamente male. Dove stanno le altre pecore? Oh, ce ne stavano un fardello. Pecorelle, pecorelle, pecorelle. Sono sparite tutte, hanno visto che stavo costruendo gli strumenti, sono scappate, via, veloci, rapide, paura, 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 tanta paura. Allora, abbiamo tanti, no, non devi romperlo con questo, ma con l'accetta. Là ce n'è una che mi sta guardando, ma ti ho visto, ah, eccola qua, addirittura. Allora, a me servirebbero 3 pezzettini di lana, se tu me ne dai già 2, evito di ammazzare le altre. No, me ne è andato solamente una, va bene, allora te ti ammazzo. Mi guardi in maniera strana e io ti ammazzo, ok. Signori, abbiamo le nostre 3 bellissime i nostri 3 bellissimi pezzi di legno e già è una cosa buona. Poi direi, vediamo un attimino, i semi si recuperano così? Sì, recuperiamo subito un poco di semi. No, il fiorellino sinceramente non mi serve. Il fiorellino non mi serve. Allora, abbiamo detto che deve essere una serie veloce, signori, in cui non farò grossi tagli, come siamo abituati con la vecchia serie. Non faremo grossi tagli, non andremo a carbone, ottimo, la serie parte benissimo, dagli così, recupera sto carbone che è importantissimo, che ci andiamo a cuocere la carne che abbiamo preso dalle pecore. Abbiamo recuperato dei semi, così ora li andiamo anche a seminare. Non ricordo se nella versione 1.10 c'erano ogni esperimento di consuma tutta l'esperienza, questo non me lo ricordo, ma lo scopriremo più avanti signori, lo scopriremo man mano che andremo avanti a giocare. Siamo su una serie retro, in cui l'unico obiettivo è quello di uccidere il drago il più velocemente possibile. Finita questa serie, partiremo con la serie giusta di Minecraft, nella versione 1.20, e vedremo un attimino di portare avanti tanti episodi e tanti obiettivi. Finiamo di recuperare questo carbone che lo piglio tutto, sinceramente. Potremmo prendere anche la pietra, che ci siamo, così. Se non ricordo bene, la fornace si può fare, sì, la fornace c'è, sì, recuperiamo anche un poco di pietra, che non è male come cosa,
andiamo avanti. Recuperiamo anche un altro poco di semini, così facciamo una prima mini piantagione di grano, in modo tale che riusciamo ad ottenere il pane per poterci muovere, poter tenere cuori e anche un po' di pane e anche dei semi e anche il grano per le pecore, perché se non sbaglio ho visto che ci sono delle altre pecore là sotto. Allora penso che intanto come pietre per ora 22 mi bastano, diciamo di sì. Da qua si esce da qualche parte, spero di sì. Ok, qua c'è un maialozzo. Ci sono due maialozzi, ma noi non abbiamo minimamente carote. E questo già è un dato di fatto. Però abbiamo le pecore. Quindi, signori miei, io quasi quasi, qui sopra ci andrei a costruire la nostra casa. Mi si è girata l'inquadratura. Qua sopra lo andiamo a fare là, la nostra casa. Andiamo a fare là. Sì, tanto queste pecore me le posso comunque tirare e seguire. Là ci sono grosse montagne. Ok, il crafting table me lo sono portato dietro. Ma che zona bellissima! Allora, questa zona già mi piace, mi sembra abbastanza spaziosa per poter buttare giù un letto, come se non ci fosse un domani. Apriamo tutto, dai così. Niente, non sarà, ripeto signori, già nelle mie serie non c'è mai niente di bello e carino e coccoloso. Questa sarà ancora peggio perché non ci sarà completamente niente di interessante. Allora, diciamo che casa nostra la possiamo fare anche qua. Decisamente sì. Allora, piazziamo intanto il crafting table. Bello così. Andiamo a costruire il nostro letto che non possiamo costruire perché non abbiamo legno. Bravo! Complimenti! Che colpo da maestro! Cosa sei tu? Un coniglio? Ah, nella 1.10 c'erano già i conigli. Ho capito, abbiamo scoperto una cosa. Qui c'è un pochino di acqua, ma se la facciamo qua la nostra, che abbiamo il fiumiciattolo. Infatti, scusatemi, cambio di programma. La nostra casa la facciamo qua, deciso. Spodestiamo questi maiali dalla zona e la nostra casa la facciamo qua, così tutto qua attorno ci mettiamo tutto il grano e già abbiamo l'acqua e non dobbiamo pensare a portare l'acqua o andare lontani da casa. 25 semi ci bastano? Ma penso di sì, decisamente sì. Solamente che abbiamo lasciato il crafting table là dietro, ma porca miseria, signori. Dai, 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 veloce, 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 veloce. Già abbiamo perso due cosciotte, questa cosa è gravissima. Questa cosa è molto grave. Tre cosciotte, mi modifico in tempo reale la situazione. Allora, andiamo verso questa zona qua, piazziamo il letto e dopodiché iniziamo a piazzare i semi. Così, allora facciamo un attimino di mente locale. Allora, io direi, qua metti la crafting table, perfetto. Poi, creiamo una zappa. Che non abbiamo con che cosa crearla. Va bene, allora rompiamo questa betulla. Dici, ma è una betulla lì vicino, è carina e coccolosa. Me ne sbatta altamente. Non ci serve una betulla qua carina e coccolosa. Ci serve lo spazio per casa nostra. La ripianteremo da qualche parte. Un giorno, forse, chi lo sa, non si sa. Allora, te devi sparire tutta perché già mi ha rotto le scatole. Ok, ci sono altre rotture scatole? No. Via che sta calando anche la notte. Allora, vai così, drastico, veloce. Prima cosa, il letto è uno. Hai ragione, ho avuto per un attimo, ho detto cosa cazzarola è il letto che è rosso, signori, è vero, perché in questa versione di Minecraft il letto era solamente rosso, non lo potevi fare dei colori che volevi tu. Dopodiché facciamo una bellissima fornace che dovremmo poter fare, perfetto, e la piazziamo qui, ci mettiamo uno di carbone, basta e avanza, e ci spariamo dentro queste costolette che dobbiamo mangiare. Dopodiché qui andiamo a fare una zappetta. Guardalo già il primo episodio, signori, come siamo carichi a pallettoni. Andiamo qui. Allora, abbiamo 25 semi, anzi 26. Lo levi questo, grazie, cortesemente, così mi allargo un attimino. Perfetto. Ok. Il discorso dei semi è rimasto sempre lo stesso. Perfetto. Va bene. Così, 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 così. Ci arriva fino a qua, sì, fino a 4 dovrebbe essere coperta praticamente. Levati, ok, io non so però quanti pertugi abbiamo fatto. Piazza tutto questo. Il grano decisamente ha la vecchia texture, quindi dovremmo vedere qualcosa di diverso rispetto a. Ma anche qua la terra battuta è diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere noi. Mi recuperi giusto tre semini? Ma giusto tre semini.
Giusto, giusto, Tristi, non mi ammazzare i maiali perché i maiali mi servono. Un giorno quando troveremo le carote. Non si sa quando, ma un giorno troveremo le carote, signore. Ve lo prometto. Un giorno le carote saranno nostre. Tre semini mi bastano? No, me ne servono quattro. Ma porca... Dai, uno, me ne dai uno. Un semino mi serve. Mannaggia... Ok, trovato. Un semino lo mettiamo qui. Sta calando la notte. Direi che va bene, signore. Direi che già ci siamo. Direi che già, guardate, già abbiamo l'albero di betulla che andiamo a ripiantare qui. Bravo, così, carino e coccoloso. Recuperiamo la carne, la mettiamo qui. Ci mangiamo una bistecca così, guardando il sole, che non ci serve per recuperare tutto. Detto questo, signori, io come primo video al calar del sole vi ringrazio per la visione. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Spero che questa serie vi possa piacere e piano piano andremo sempre avanti cercando di completare gli obiettivi che ci siamo posti, ovvero uccidere il dragon. Bella raga, a domani. Ciao!